Rimarremo isolati da tutti i servizi, lo denunciano i residenti della zona tenuta Palocco Stella d'Argento in merito ai nuovi lavori di rifacimento di Via dei Pescatori. Nello specifico, quello che contestano i cittadini è la decisione di non lasciare aperti i passaggi pedonali che collegano via Nicomaco con via Alessandro Etolo. Tutti quanti i lavori che sono stati fatti vengono gestiti secondo regolamenti, ma non secondo le necessità. Per cui si è parlato, al momento hanno bloccato i lavori proprio perché era forse un'assurdità che non ci fossero i passaggi pedonali. Stiamo cercando. Speriamo di farci dare qualche passaggio, anche perché la riduzione della strada non permette il camminamento a piedi. Non ci sono marciapiedi e sarebbe molto pericoloso perché siamo mirino delle macchine. E mia madre, che prende il bimbo all'uscita di scuola, non guida e lo deve andare a prendere a piedi. Non penso che si possa scavalcare né con un bambino di 7 anni e una donna di 70 scavalcare un guardrail alto così. Così siamo fuori dal mondo perché non abbiamo la possibilità. Che facciamo? E l'inverno? Io devo andare a prendere il bimbo a scuola. L'inverno fa freddo, piove. Io non ho la macchina, vado a piedi. Che devo fare? Faccio il giro del Polo Nord per venire, per ritornare a casa? Non è possibile. Io dico una cosa, dico una pericolosità, ma secondo lei? Essendo italiani, non ci sarà gente che scavalcherà i guarderei per andare all'altra parte con il pericolo, il rischio di essere sicuramente investiti. Quindi, levando il passaggio pedonale, sicuramente aumentano i rischi. Come in Germania a suo tempo hanno creato il muro per dividere le due Germanie, qua hanno creato una barriera in ferro per dividere un quartiere ricco con un altro adiacente che non si capisce perché, per andare a usufruire dei servizi che stanno a Casa Paloc, che in questo quartiere per servizi ancora non ce ne abbiamo. L'assessorato ai lavori pubblici del decimo municipio fa sapere di essere a conoscenza delle criticità rappresentate dai cittadini. Il tema è stato affrontato lo scorso 6 marzo nel corso di una commissione lavori pubblici, ha spiegato l'assessore Calcerano. Abbiamo deciso di fare un ulteriore sopralluogo per capire in quali punti è possibile fare gli attraversamenti. È nostra intenzione, conclude, risolvere il problema per dare la possibilità ai pedoni di attraversare in sicurezza.